l'ultima immagine del generale Walker sulla jeep che una mina farà saltare. Era riuscito a salvare la sua armata, l'ottava, guidando nella ritirata in Corea fino al 38° parallelo. Di qui la sua salma è stata trasportata a Tokyo. MacArthur le tributa onori militari e commozione da fratello d'armi. Walker aveva 61 anni. L'ultima azione che egli ha comandato è stata degna di chiudere una luminosa carriera di soldato. Il paesaggio olandese ha due grandi stagioni, quando è variopinto di tulipani e quando i canali intarsiano di scuro le pianure bianche. Un ramo può diventare un ponte dal parapetto di marmo. In grandi Sahara di neve si mutano i parchi, su cui gli alberi spuntano illogici e solitari come i palmizi del deserto. Quassù il gelo è una festa, come per noi lo è il sole d'agosto. Questo è Abe Lenstra, gambe d'oro, e infatti in Italia si è tentato con un cospicuo ingaggio di mutarle in gambe di calciatore. Ma lui non ha accettato, ha scelto il pattinaggio, dice che così è più sicuro di non mettere il piede in fallo. Vi saprebbe dire che note ha fischiato la locomotiva. Robertino per i suoi amici ora che scende dal treno, maestro quando sale sul podio di direttore d'orchestra, come farà tra qualche ora qui a Genova. Roberto Benzi è nato a Biella 11 anni fa, a 4 solfeggiava a memoria le più complicate partiture, a 10 ha diretto i due maggiori complessi sinfonici di Parigi. Alle prove sgattaiola tra i leggii, va a correggere le arcate sulle parti. Porta soprana, la casa di Colombo. Anche Roberto ha intrapreso una difficile navigazione, ma partito appena, senza prosopopee da ragazzo prodigio, è già in vista del porto. Così l'Africa parla. E se per i capi tribù è grido di guerra, per la moda femminile è ultimo grido a giudicare da questa sfilata londinese. Fragili mani affrontano il gorilla sceso dalle cime della foresta per mutarsi in un mantello a ruota. Il ricamo è fatto con unghie del medesimo quadrumane, brava la manicure che gliele ha lustrata. Questa è un porco spino, sì, perdo, vogliamo dire questa foggia di cappello. Ostrica gigante, fabbricata con rare lane. Bella l'ostrica, bella anche la perla. Se non mi compri questo casco divento una tigre, detto fatto. La sarta ha pensato alla trasformazione. Tigre in tulle, con striature di velluto nero che paiono grandi occhi socchiusi e invitanti. Se il modello avrà fortuna, ogni Don Giovanni partirà per la caccia alla tigre.